Puntata 80, Luca, 80 ne abbiamo fatte, Mamma mia, siamo 80, vicini, mamma vicini ai mia. 100, eh? Mamma, quando arriviamo ai 100 stappiamo lo spumante e invitiamo Fabrizio pure. Non me ce ne frega, anche se non segue più, va bene. Sì, sta anche Fabrizio. Puntata 80, la prima spotlight, Raw. Come cominciamo questa puntata? Con strap match, ossia... Praticamente, dopo le cinghiate di settimana scorsa, se non sbaglio, Sì. praticamente si è un po' accaduto. Sai che c'è? Ma perché non ci mettiamo un po' di pepe a questa storia, tra me e te? E mettiamola sul match, questa cintura, va, che così almeno gli diamo un senso. Di fatto, fondamentalmente, il prossimo capitolo della faida tra Drew McIntyre e CM Punk sarà proprio uno strap match. All'atere di tutto quanto, braccialetto, non braccialetto, eccetera. Allora, io sono stato molto dubbioso e fortemente critico quando la puntata successiva a SummerSlam CM Punk si è ripresentato dicendo: ah, per me non vale niente, è cominciato ad acquare. Sono stato fortemente critico. Però l'hanno aggiustata bene, perché adesso hanno messo una rivincita sul campo di CM Punk. Perché il nuovo ciclo della WWE non si dimentica cosa hanno fatto in passato anche in AEW, e lo strap match è parente del dog collar match che lui ha fatto contro MJF, Sì. eccetera, eccetera, eccetera. E fondamentalmente è un po' il suo campo, no? La sua area di pertinenza. E quindi, ecco, cioè, allora sì. Voglio la rivincita, però la stanno mettendo a rivincita a favore CM Punk, anche se così magari non dovrebbe essere, perché una rivincita dovrebbe essere più a favore di chi ha vinto la prima. Invece magari riesce a entrare nella psicologia di Drew McIntyre, ribalta il discorso e c'ha una sua funzionalità. Tu che ne pensi, Luca? Io più che altro penso che sì, il discorso MJF, AEW, eccetera, è vero, però penso anche che vogliono un po' ridimensionare il tiro perché secondo me il primo incontro è stato un po' deludente rispetto alle aspettative che avevano creato loro stessi e quindi vogliono un po' correggere il tiro e fare una cosa leggermente più cruenta perché in WWE sappiamo per vari motivi che non è che possono fare chissà che e quindi andare proprio sulla violenza adesso, no? Come avevano già accennato prima del primo incontro, ma che alla fine fu appunto un po' deludente sotto questo punto di vista. Quindi promossa la stipulazione e sono molto curioso di vederli. Sicuramente avvantaggia per il tipo di stipulazione CM Punk, ma è anche vero che Drew McIntyre non è l'ultimo arrivato e comunque è No, sempre no, la certo. rivincita. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Continuiamo. Terror Twin asfaltati, che un po' come l'OTC a SmackDown, i beniamini del pubblico qua sono Terror Twin, ossia Rhea Ripley e Damian Priest, asfaltati, perché questa volta Judgment Day ci è andato giù duro, questo pesante, molto pesantemente. E sono riusciti a prevalere in modo netto rispetto agli ex campioni e ex capitani della stable, fondamentalmente. Di certo, qua il numero fa la forza, per quanto qualitativamente Rhea Ripley e Damian Priest siano forti, dall'altra parte sono troppi, punto. Anche perché Rhea Ripley comunque va contro i maschi da quell'altra parte, quindi. Poi invece il Judgment Day attuale ha Liv Morgan come si dice, persona che è attaccata dietro, arriva dalle spalle, eccetera. Quindi usano questa tattica qua. Attualmente devono cercare alleati, e qua dove li trovano però gli È alleati? quello il problema, perché era il ragionamento che facevo anche nello spotlight di settimana scorsa, no? Sì. E qui il fattore numerico è importante e anche se loro possono far finta di niente e metti caso che i Terror Twins battono 2 contro 18 nella faida al Judgment Day, ne uscirebbe malissimo il Judgment Day, quindi comunque è una situazione che non fa bene a nessuno. Per quello che secondo me devono iniziare un po' a pareggiare il numero, però non vedo ad oggi, o comunque in questo momento,
dei nomi che possono andare a aiutare Rhea Ripley e Damian Priest in questo momento. Poi vediamo cosa può uscire dal cilindro, però per il momento io ancora li vedo due da soli. Allora, ci prendiamo un attimo 5 minuti per fare un attimo il Sì. punto della situazione su quello che è Raw, ma più o meno diciamo che è un po' il modo Yes. WWE di Raw. Durante la puntata di Raw, e prendiamo spunto questo, oltre alle citate cose, ci sono state diverse situazioni. Uno, Ivy Nile contro Maxine Dupri. Match che praticamente era stato annunciato perché Ivy Nile e Maxine Dupri stavano in coppia insieme, poi dopo Ivy Nile invece si è rigirata e c'è stato un match. Match che è finito in un no contest perché? Perché è arrivata la Wyatt Six, ok? Capeggiata in questo momento da Nikki Cross, giustamente perché per andare contro Ivy Nile ci vuole la donna, quindi Nikki Cross, ma poi successivamente contro i Creed Brothers, Chad Gable è arrivata tutto il resto della Wyatt Six. E mettiamolo lì il discorso. Sì. Poi i New Day insieme a Odyssey Jones hanno vinto contro il Final Testament. Ricordatevelo. Bronson Reed in un match senza squalifiche batte The Miz. Allora, poi c'è stato il match valido per WWE Women's Tag Team, match a tre, che per noi è anche il match of the night, tra la Nolia Union, Damage Control e Pure Fusion Collective. Allora, andiamo con il discorso che volevamo fare noi, prendendo ad esempio la puntata di Raw odierna, è, secondo noi, la WWE si sta muovendo nella giusta direzione per Molto. valorizzare i lottatori che fondamentalmente non sono upper card, sono fondamentalmente mid carder. Guardate tutta la Wild Six, fondamentalmente questi sono mid carder. Io ho sempre detto che la più forte là dentro è Nikki Cross. Di fatto Nikki Cross contro Ivy Nile lo vorrei vedere davvero, anche in un pay per view, perché secondo me ha un interesse, loro due sono veramente brave. Cioè Nikki Cross può essere anche materiale per il titolo femminile. Odyssey Jones all'interno del New Day ci sta benissimo. E stiamo parlando che, come mi ha ricordato quest'uomo qua, quest'uomo qui, non lottava da 2 anni, cioè non Sì, si è tipo. proposto per 2 anni. Ultima cosa, la Pure Fusion Collective, Zoey Stark con Shayna Baszler Scena. e Sonya Deville hanno trovato la quadra, queste tre. Perché una era troppo forte e quell'altra era troppo scarsa, e poi dopo però insieme funzionano, però no, cioè, ci hanno aggiunto a Zoey Stark e Shayna Baszler Sonya Deville, che è diciamo la front woman, ok? E le tre funzionano. Il Sì. damage control con Dakota Kai ha preso il volo fondamentalmente, con quell'altra sapevano lottare. Dakota Kai, che è diventata un po' la manageress, eccetera. Gli Unholy Union stanno trovando una loro chimica e erano spariti un anno e mezzo fondamentalmente. Quindi tutto questo nuovo corso è Bronson Reed, me l'ero dimenticato, che batte The Miz dopo quello che ha combinato le settimane scorse. Adesso quando Bronson lo vediamo, e anche Bronson, cioè Bronson Reed fondamentalmente è un mid-carder, né di più né di meno, insomma. Cioè, parliamoci chiaro, non è roba per il titolo, però ce lo stanno facendo credere. E allo stato attuale la può fare una run. Magari perde pure, per carità di Dio, però una run è legittima. Luca, dimmi tu. Hanno trovato il contesto giusto per tutti quelli che hai nominato. E questa può anche essere fortuna, ma comunque è anche bravura, diciamo, insomma, nell'aver aspettato alcune persone, anche troppo magari tempo, però l'hai trovato dopo un posto giusto. La cosa che mi fa piacere è che comunque hai trovato il giusto contesto anche con delle storie. Vedi Odyssey Jones che comunque sta creando Maretta all'interno di una stable che ormai credevamo non potesse avere Maretta mai più nella sua vita, ovvero New Day.
soprattutto appunto Zack Saber Woods e Kofi Kingston, con tanti piccoli dettagli tipo l'hot tag che Kofi dà Odyssey Jones invece che Xavier Woods. Quello mi è piaciuto tantissimo. Io sono uno che guarda tanto i dettagli e quello mi è piaciuto tantissimo. Xavier Woods, appunto, che ci è rimasto male. Bronson Reed, che non è speciale, non ha niente di speciale, però gli stanno facendo fare quello che riesce meglio a uno con la sua stazza, quello che è credibile per uno della sua stazza, no? Sì, È chiaro, far male, far male. E adesso avrà di fronte un altro colosso come Braun Strowman, che comunque i match tra due colossi, tra due che comunque picchiano, tra due enormi, piace sempre agli americani soprattutto, no? Quindi comunque anche quello è un connubio vincente, sarà un connubio vincente. E poi arrivando anche al Match of the Night, che noi abbiamo messo Match of the Night un po' per parlarne, però alla è fine non è veramente il stata Match of buona the scusa. Night, Match of the Night esatto, è vero, però in ci realtà è sta. stato Sheamus contro Pete Dunne, però guardateli Sì, tutti e due, però che ci sono sta perché veramente incredibili. comunque, esatto, abbiamo parlato di tutti e tre i tag team e aggiungo io, sorprendente secondo me da una parte, la vittoria di Isla Dawn e Alba Fire, perché comunque hai dietro tanti tag team adesso che allora magari potevi fare il cambio di titolo, però è giusto così. Sono contento che c'è finalmente un po' di tag team division femminile. Questo è molto importante. Sì. Un'altra roba su cui vorrei un attimo concentrarmi è anche sulle storyline. Prima abbiamo parlato del Judgment Day contro Rhea Ripley. Fondamentalmente è una storia banale, semplice, ma la stanno facendo bene, perché chi dietro dirige motiva tutti coloro che sono all'interno di questa storyline affinché venga bene. Quindi anche lo schiaffo ricevuto e la reazione allo schiaffo ricevuto è importante per valorizzare il discorso. Dettagli. Sono i dettagli che fanno far fare bene una cosa semplice, anche perché tanto poi bene o male sono 40 anni di wrestling, storyline, cioè le cose si ripetono. Meglio farle bene, perché anche se semplici, meglio farle bene. Cioè, aperte e chiuse virgolette, il Judgment Day attuale, Sì. Liv Morgan è brava, ma adesso è diventata Uppercard. Sì, scusate, Dominic Mysterio non è che sia sto gran lottatore, Carlito è pensionato, come si chiama? Finn Balor è bravo, ma non bravissimo. JD McDonagh deve dimostrare ancora, secondo me le carte ce l'ha, però non sono sicuro oggi se può essere roba per il titolo. Messi insieme, carburati nel modo giusto, aizzati nel modo giusto, le cose vengono fatte bene, i dettagli sono curati, ecco che qua fondamentalmente abbiamo una stable che tutti possono andare per il titolo, perché sono tutti legittimati per farlo. Dall'altra parte, cioè Damian Priest prima del Judgment Day non era, cioè, era poca roba, eh. Poi Poco a dopo, poco. con il titolo, è riuscito anche a valorizzarlo lui stesso. E, ecco, cioè, lo stesso discorso che facevamo prima. Gente che magari era un po' così piatta, con Davvero? le cose giuste, hanno trovato la quadra e eccoci qua. E quindi per il momento è cappello. Allora, Luca, io ti ringrazio Perfetto. davvero tanto per avermi fatto compagnia. Grazie a te, grazie a chiunque ci segue. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ricordiamo che, se non sbaglio, la settimana prossima è quella antecedente a Bash in Berlin, ok? E quindi poi dopo, anche per Bash in Berlin, saremo presenti e vi faremo sapere. Io intanto vi ringrazio per averci seguito fino adesso. Vi invito sempre a mettere like al video, iscrivervi al canale, accendere la campanella per le notifiche. Casella di commenti per lasciare le vostre opinioni e unitevi al gruppo Wrestling Room e al canale Telegram della Wrestling News su Telegram. Signori, noi ci vediamo la settimana prossima. Buonanotte. Ciao.